Buonasera, diciamoci la verità, la legge di stabilità che è stata approvata 24 ore fa, nel telegiornale di ieri vi abbiamo dati i primi elementi, non piace praticamente quasi a nessuno al di fuori del governo, non piace nemmeno a vasti settori dei due principali partiti, PDL e PD, della compagine della maggioranza. Non piace per niente a Mario Monti, il terzo socio contraente. Piace del tutto, potremmo riassumere così, e così sarà nel nostro primo titolo del telegiornale, soltanto a Letta e Alfano. Ma sono soprattutto imprenditori, rappresentanti delle categorie del commercio e sindacati a storcere il naso rispetto alla legge come è stata elaborata dal governo ieri sera. E i sindacati parlano addirittura di un possibile sciopero e la Confindustria fa notare che ben altro ci vuole per in qualche modo dare un po' di spinta alla debolissima ripresa in atto. E aggiungiamo noi, non saranno certo 10, 12, 14 euro in busta paga a cambiare il corso della propensione ai consumi nel nostro paese. È per questo che il dibattito si è fatto subito molto molto critico e qualcuno parla di nuovi rischi di crisi di governo. Berlusconi tesse la sua tela e oggi ha fatto degli incontri che vi documenteremo a sorpresa. Ma è il giorno soprattutto in cui a livello internazionale si tira un sospirone di sollievo. Non ci sarà il default del governo americano, accordo all'ultimo giorno per Camera e Senato, una vittoria di Obama. I repubblicani non sono riusciti a piegarne la legge a cui tiene di più, quella sulla riforma medica, l'Obamacare. E insomma, le borse hanno subito somatizzato il clima che cambiava, quelle europee hanno chiuso tutte in forte attivo, in fortissimo attivo sta andando in questo momento la borsa di New York. Ma ancora invece non trova una soluzione la questione Priebke, della sepoltura del criminale nazista, proprio nel giorno in cui Roma, l'ebraismo italiano e tutte le istituzioni ricordavano il peggior atto dei nazisti in Italia, la retata degli ebrei del ghetto di Roma. E questa sera avremo ospite in studio uno dei due soli sopravvissuti di quella retata. Ma parleremo anche delle altre cose, come sempre, perché il telegiornale è fatto di molti argomenti, come del resto capirete subito vedendo tra 30 secondi i nostri titoli. La legge di stabilità piace del tutto solo a Letta e Alfano, il segretario PDL, siamo la sentinella antitasse, ma nel partito sono molte le critiche, Bondi parla di aumento di imposte camuffato, commenti discordanti anche nel PD, contrari sindacati per Camusso, CGIL, cambiarla è una priorità. La UIL minaccia lo sciopero, fredda anche la Confindustria, la direzione è giusta ma non basta, dice il presidente Squinzi. Ma quanto e come la nuova legge di stabilità inciderà sulla crescita? Parte dei miliardi impegnati per ridurre le imposte che gravano su imprese e lavoratori si tradurranno in 14 euro di più in busta paga. Difficile una ripresa dei consumi. La pressione fiscale è davvero diminuita. Per ora sembrano cambiati soltanto i nomi. A poche ore dal baratro il Senato americano annuncia in aula l'accordo raggiunto tra democratici e repubblicani per superare lo shutdown, aumentare il tetto del debito, evitare il default dello Stato. Stasera il voto, volano le borse, Milano migliore in Europa, più 1,45. Lo spread scende intorno ai 230 punti, gli stessi livelli del luglio 2011. Si trova ancora all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma, la salma di Erich Priebke. Dalla Germania smentiti, i contatti ufficiali con le autorità italiane devono decidere i familiari. Comunque da noi avrebbe una sepoltura anonima per evitare pellegrinaggi di nostalgici, dicono a Berlino. Quel che è avvenuto ieri sera a Albano Laziale con tensioni e conseguenze difficili da gestire. Tutto questo proprio nel giorno del 70° anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. Alla commemorazione in sinagoga anche il presidente Napolitano che chiede un iter rapido per la legge sul negazionismo, oggi rinviata dalla Commissione Giustizia all'Aula del Senato. Per ricordare quegli eventi avremo in studio uno dei soli due superstiti della deportazione del 1943, Enzo Camerino.
Sempre più aspra la polemica sui super compensi Rai. Dopo gli attacchi di Brunetta e Grillo a Fazio, Crozza bacchetta con ironia il deputato PDL. Il direttore generale dell'azienda, Gubitosi, elogia il conduttore. Non è un costo ma un valore. Brunetta replica, dichiarazioni insultanti, si dimetta. Ma l'intervento che conta è quello del garante per le telecomunicazioni che boccia la Rai. Sulla trasparenza dei compensi, il contratto di servizio non è applicato al 100%.